Bentrovati e bentrovate dal vostro Andrea Cartotto per un Cartotto Educational davvero particolare. Ci troviamo a Mantova, Mantua me genuit in latino, Mantova mi generò, frase celebre di Virgilio, grande accompagnatore del sommo poeta Dante Alighieri. Qui ci troviamo in un teatro, il Teatro Scientifico di Bibiena, che in realtà Virgilio lo ha sul palco, insieme a Pomponazzo, quindi questo meraviglioso teatro di fine 1700 è un teatro che rende omaggio ai suoi due tra i suoi illustri personaggi. La particolarità di questo teatro, le particolarità sono molteplici. In primis, siamo nel 2024, forse ho l'onore e il piacere di essere tra gli ultimi a poterlo visitare perché verrà chiuso per interventi importanti di restauro, quindi se vi trovate nei pressi di Mantova, provate ancora a vedere se c'è la possibilità di visitarlo. Questo teatro è chiamato Teatro Scientifico. Teatro Scientifico perché non è solo musica, è sede di una prestigiosa accademia, accademia letteraria, peraltro dedicata a Virgilio, l'Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze, Lettere e Arti. Pensate alla più antica e prestigiosa istituzione culturale della città. Ma un altro dato curioso, un fatto di cronaca che vi appassionerà se amanti della musica e della bellezza, è che in realtà, pensate, il 16 gennaio 1770, qui, su questo palco che sto toccando, suonò Wolfgang Amadeus Mozart, 14enne. Era venuto a Mantova, prima tournée italiana, tiene qui un concerto definito memorabile con il padre. Tuttora e nel tempo si sono qui susseguiti e si susseguono eventi musicali, eventi di divulgazione scientifica, conferenze di alto livello, con un fascino maestoso di palchetti e sedute d'antan, le definiremmo, che ancora mantengono intatto il prestigio e quella suggestione dell'epoca. Ripeto, siamo in un teatro, in un piccolo teatro, guardate, mi seguo in prima fila, siamo in un piccolo teatro del 1700 che è davvero un gioiello. Teatro Bibiena di Mantova, da non perdere. E voi lo sapevate? Dal vostro Andrea Cartotto è tutto. A presto!